solitamente vengono prima. Durante la pubblicità, io delle volte dovrei mandare in onda la trasmissione che durante la pubblicità è l'attimo dove si scaldano gli animi, e tu, io non li interrompo e quindi davvero la cosa diventa più pepata, se è giusto usare questo termine. Abbiamo una telefonata, Dennis mi diceva, ne mandiamo un paio, sentiamo se abbiamo Gellini la prima. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sì, Roberto, buonasera, sono di Padova. Da dove chiama, Roberto? La zona anche di Padova. Sì, la zona di Nazareth. Prego. Allora, guardi che l'atteggiamento del signor sindaco, del signor Bitonci, non era, come dite voi, sono rivolti a chi ha fatto il complotto, ma noi abbiamo patito in prima persona, il comitato nostro che difendeva le nostre proprietà, i nostri giardini e il verde qui della zona di Nazareth, siamo stati trattati da comunisti, va bene, registrati dai giornalisti che erano lì presenti e da mamme incinte che aspettavano dalle 6 della riunione della seduta che doveva approvare questa variante, ha fatto fare la decisione a mezzanotte, quando tutti erano andati via e quando aveva le marionette di un consiglio che alzavano la mano. Per cui quelli che hanno complottato adesso hanno fatto bene, perché non possono essere delle marionette, va bene, a favore del sindaco senza sentire quali sono i pareri dei cittadini, perché i cittadini, fino a prova contraria, sono quelli che pagano le tasse, va bene, che devono essere serviti per adeguatamente per i servizi che una città come Padova deve avere, va bene, e addirittura le dico di più, nella riunione successiva, siccome è intervenuto un nostro legale che continuava a obiettare, dice: ma ci confrontiamo, signor sindaco, con il programma lei, perché non ha rispettato quel programma che diceva che difendeva il verde, che difendeva l'aria vivibile a Padova, eccetera? Certo, certo, Roberto. Lui ha fatto segno, stai zitto perché ti aspetto fuori, roba da denuncia, roba da denuncia. Certo, Roberto. Ecco, allora, siccome che i signori che hanno risposto prima sono molto attratti dalle lampadine di Natale, eccetera, noi andiamo più per le cose concrete. Certo, il malcontento è nato perché il signor sindaco, nonostante la riunione che aveva promesso di fare nei singoli quartieri, non si è mai degnato di venire a sentire quali erano le nostre necessità. Roberto, è stato chiaro, Roberto? Era logico che andava crescendo. Certo, chiedo a tutti, Roberto, di essere un po' più brevi. È stato chiaro nell'esporre il comportamento del sindaco per quanto riguarda la zona dove abita lei, cioè Nazareth. Dunque, grazie a Roberto della telefonata. Ne abbiamo un'altra, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera. Io sono Mela di Padova. Da dove chiama? Volevo... La zona? Da Padova. Sì, la zona. La zona era Mortiere, adesso sto andando a abitare via. Prego. Comunque io contesto il signor Grigoletto che parla della rotonda, dello stadio, del... Cioè, ci sono persone, ok, che sono buttate fuori dalle case dell'Atter. Il comune non ha potere, non ha più potere perché sono intervenuti. Mi stavano aiutando sia Luciani che la signora, un assessore, la vera Sobero, per darmi un aiuto, un contributo, questo e quell'altro. Ho una figlia, grazie ai servizi sociali, che me l'hanno sbattuta al Cotolengo e faccio fatica a tirarla fuori. Adesso con questo baialame che state facendo, state rovinando le persone, state rovinando le persone, perché voi avete, non il sindaco Bitonci, che dovrei contestare alcune cose, però non mi permetto, però ci sono persone che lavorano a seguito di Bitonci, ok, che sono degne persone, brave persone, e voi per avere il potere che aveva ancora Zanonato, che non ha mai fatto un cavolo per la città, che i cittadini di Palo si erano stancati, state rovinando un'altra volta la città. Perfetto, state chiara anche lei. Lasciate lavorare le persone
e poi potete criticare, ma dopo un anno e mezzo, due anni, pensate di poter chiudere le porte in faccia alle persone. È stata chiara anche lei, grazie, basta telefonate, Danny, se ne passeremo dopo. Ritorniamolo, andiamo a vedere cosa ha detto Bitonci a Firenze oggi, dove si sono riuniti tutti i rappresentanti della Lega e anche ovviamente quelli che riguardano il Veneto per il referendum contro il e per il no. Andiamo a sentire un estrapolato ovviamente da Facebook. Sentiamo. Allora ho pensato, abbiamo modificato il regolamento di assegnazione delle case popolari dando 8 punti ai padovani residenti da più di 20 anni. E mi sono chiesto, ho sbagliato questo. Abbiamo modificato il regolamento di polizia municipale armando la polizia municipale, aprendo nuove stazioni nei quartieri, 2 nuove stazioni con 100 nuovi agenti. Ho sbagliato questo. Abbiamo ridotto l'IRPEF dello 0,1, l'IMU, la TASI, pur con un taglio da parte dello Stato centrale di 50 milioni di euro, perché questi sono i soldi che lo Stato ruba ai padovani, perché la parola giusta è questa, sono soldi rubati ai cittadini, rubati, che potrebbero essere utilizzati per servizi. Ho sbagliato a chiudere un campo Rom, l'unico campo Rom abusivo che c'era a Padova, con 105 Rom, ho sbagliato tante cose, ho sbagliato a fare le scuole, ho sbagliato a asfaltare le strade, ho sbagliato ad andare nei quartieri in mezzo alla gente, ho fatto ogni mese ricevimenti al pubblico nei quartieri, non lo faceva nessuno. Tutti i giorni parlare in mezzo alla gente è una cosa che facciamo noi sindaci, ho sbagliato questo. Sapete cosa ho sbagliato? Ho sbagliato gli alleati. Perché questa notte, perché queste porcate si fanno di notte presso un notaio, capisco il PD, capisco poverini 5 Stelle, però non capisco due consiglieri di Forza Italia che sono andati a rassegnare le dimissioni e mandare a casa il sindaco della Lega Nord proprio il giorno prima della manifestazione di Firenze. Quasi un messaggio a Matteo Salvini, non si fa questo, non si fa. Ladri! Vergogna, vergogna. Sapete perché è una vergogna? Perché io, come tutti i sindaci, sono stato eletto dai cittadini e mandato a casa dalle congiure di palazzo. Questa è la realtà, dagli interessi particolari. Comunque, concludendo, tanto non mollo, questo è sicuro, e ando a riprendermi Padova e mi candido alle prossime elezioni. E non abbandono i padovani. Padovani, sto arrivando. Rientriamo, allora questo discorso a caldo, l'ho fatto poche ore fa in Piazza Firenze, avete visto, è un commento Paolo Giaretta sulla dichiarazione, perché da quello che ha detto ho fatto quell'altro, qualcosa ha fatto. Noi siamo in imbarazzo, perché se tutto andava bene non si capisce perché, non è che l'abbia fatto cadere il PD, che non aveva i voti per farlo cadere, no? Se tutto andava bene, perché c'è stata questa crisi? Si può raccontare la storia degli interessi? Lui dice dagli alleati, ha detto. Sì, sì, no, ecco, si può raccontare la storia degli interessi degli altri, cioè questi che sono dei semplici consiglieri comunali, diventano i rappresentanti dei poteri internazionali. Vedremo, ci sono delle inchieste in corso sull'amministrazione, vedremo, il futuro dirà. Diranno i cittadini con le elezioni, diranno. Sono il primo sindaco che va nei quartieri, io ho fatto il sindaco molto tempo fa, quindi
non ha senso fare paragoni, ma io andavo normalmente nei quartieri. Non facevi ricevimento? Eh? Non facevi ricevimento nei quartieri? Non l'hai mai fatto ricevimento nei quartieri? Scusa, perché i ricevimenti... E questa è la tipica informazione distorta che stai continuando a dire tutta la sera. A parte sei, che... Guarda, una, a parte, sembra, e sembra ti dà una fastidio, moneta da 3 euro, sembra. Ti dà fastidio che cioè, diciamo una, delle non hai mai verità. Fatto ricevimento nei quartieri, ma cosa stai dicendo? Ma tu non eri ancora nato. Ma cosa dici? Ma non hai mai fatto ricevimento nei quartieri? Ma chi te l'ha detto? Ma quando mai l'hai certo, fatto? Certo, non spendevo... Allora mi chiami per piacere un cittadino. Non spendevo i soldi dei cittadini per fare i manifesti con la mia faccia, questo certamente no, ma i cittadini si ascoltavano, anche perché sai, prima che tu nascessi appunto c'erano partiti con qualche migliaio di iscritti nella città e c'erano aperte sedi, sezioni, luoghi di partecipazione e il sindaco riceveva e rispettava i cittadini nella sede del partito? No, nella come sede no, detto. Dove detto. Si faceva politica, e anche quelli erano luoghi in cui si incontravano i cittadini. Capito. Che anche iscritti ai partiti non erano cittadini da meno, erano cittadini e i sindaci, che venivano anch'essi eletti con tanti voti, anche quelli di una volta, i cittadini li ricevevano, li ascoltavano e non li insultavano. Perché nessuno io avevo un'opposizione nessuno, molto dura. No, nessuno ha insultato nessuno. Guarda, abbiamo sentito allora, le telefonate. Avete sentito tutto. Però sta di e siccome che mi è capitato. Finisce poi dalla replica. Mi è capitato una volta di essere in un quartiere con dei cittadini e sentire come erano trattati dal signor sindaco. Era una cattiva abitudine che Bitonci aveva. Dopodiché, può benissimo Bitonci ripresentarsi, potrà anche vincere. Io non escludo nulla e non sottovaluto mai niente, però il compito di un sindaco è di unire la città, non di dividerla, non di insultare chi la pensa diversamente da lui, perché se gli imprenditori e chi agisce è interessato che le cose vadano avanti, ricordate che è una città che è regno dell'inimicizia, della contrapposizione, del disprezzo di chi la pensa diversamente, non è una città che cresce economicamente. Perché per crescere economicamente si deve avere un rispetto di cittadini, sentirsi a casa propria tutti, poter votare un sindaco, magari il proprio candidato perde e poi non essere insultato dal sindaco in carica. La risposta è lei, prego. Allora, una demagogia veramente incredibile. Cosa vuoi fare? Quando voi parlate di non ha fatto niente, non avrebbe fatto niente, la lista di quello che abbiamo fatto sta, se non è già arrivata, sta arrivando a casa di tutte le famiglie su un bilancio sociale e i padovani si renderanno subito conto delle chiacchiere che stiamo sentendo stasera. Ai tempi che a te non piacciono, ecco. A casa dei cittadini veniva la versione del sindaco e la versione anche delle opposizioni. Comunque questa qui è pagata da tutti i cittadini padovani. Esatto, non è una reclama, è il numero delle delibere, quello che è stato fatto è previsto per legge, per cui non c'è una, nel passato, ai tempi dei praticamente democristiani, ai cittadini arriverà questo la settimana prossima, giusto? Sì, dovrebbe essere arrivato, molte famiglie sono già arrivati. Molte famiglie, altri arriveranno ed è praticamente comunque il bilancio di quello che ha fatto sì, questa amministrazione. Fatto, esatto. È per allora, raccontare, scusami Alessio di studio, sì. se ti però, fermo, è quello che arriverà ai cittadini, quello lo raccontiamo, arriverà questo catalogo dove all'interno c'è questo libricino, come volete definirlo meglio, arriverà questo appunto catalogo dove all'interno c'è tutto quello che ha fatto il sindaco Massimo Bitonci, c'è anche la fotografia di tutti voi, insomma, sì. C'è anche la fotografia, è anche fatto molto bene tra l'altro, e arriveranno i cittadini qui tanto per sapere cosa gli arriverà, insomma. Certo, prego. Certo. Quando io capisco il signore che prima dice, non avete fatto quello che c'era nel programma, no? Però io vorrei ricordarvi che noi è 2 anni che stiamo lavorando per la città, il programma elettorale è per i 5 anni. Abbiamo fatto la gran parte delle opere che erano urgenti per la città, come ad esempio tutti ricordano il famoso fagiolo che oggettivamente ha migliorato la vita di tutti i cittadini, ma abbiamo sistemato la fiera di Padova che è stata ridotta praticamente a una festa paesana, abbiamo fatto le ristrutturazioni con l'amianto che sono rimaste da un sacco di anni, abbiamo, come si diceva e ricordava il sindaco, abbiamo abbassato le tasse, abbiamo dato a, non vorrei ripetere quello che ha detto il sindaco perché l'hanno sentito tutti, però il fatto che un cittadino
cittadino padovano finalmente possa avere un alloggio. Ma allora perché, perché all'interno della maggioranza tutto questo non è bastato per far rimanere il sindaco? Perché, come ha detto il sindaco, c'è ovviamente un complotto. Quando lavori troppo bene, sei onesto, da che mondo è mondo, cercano di farti fuori. C'è niente da fare, perché nel 2017, però, se vai a vedere, se vai a vedere la lista delle opere pubbliche che facciamo, e per fortuna i padovani inizieranno già a vederle con il commissario che le porterà avanti, si renderanno conto i padovani di che gente avevano mandato in consiglio comunale, compresi anche quelli che hanno votato come nostri alleati. Però le succede che nella storia, come diceva Porgetta, come diceva prima Alessandro, nella storia di Padova è la prima volta che viene commissariato. Non c'è nulla, perché sono state citate come Napoli. Responsabilità inseriata, è però sempre e comunque in una altri. Qualsiasi famiglia, in una qualsiasi coppia, non si può dire che è colpa del sindaco. Semmai è di tutti e due, se vogliamo essere generosi, giusto? Allora, significa che questi signori non sono resi conto della vera importanza della città di Padova e delle preoccupazioni che creano alle categorie, perché se no si sarebbero messi all'interno e avrebbero trovato una soluzione. Ma perché un assessore... Invece questi signori, era solo una scusa. Cosa dicevano? L'ospedale è cambiato. Falso, perché nel programma elettorale sull'ospedale è detto nero su bianco, se volete vi leggo anche i passaggi in cui si dice che l'area del nuovo ospedale è completamente indipendente rispetto all'area in cui è situata oggi, e c'è scritto per preciso sullo stadio, che era la seconda scusa, balla clamorosa di Bianzale e Pasqualetto, balle clamorose, e qua si vede che è veramente un complotto. Dice: ma lo stadio non era previsto un nuovo stadio, balla clamorosa. No, scusami, lei, ma complotto stadio, perché? Un complotto, perché stava lavorando troppo bene e il nostro sindaco, e Massimo Bitonci, ma non fa compromessi con nessuno, fa compromessi, è un uomo ligio, dritto e onesto soprattutto. Certo, perché... E Padova di sindaci, non dico sindaci, ma di assessori banditi e di gente bandita ne abbiamo vista passare per Padova. Vabbè, ecco. Però io mi chiedo come mai un assessore come Saia, che è stato l'ultima, la ciliegina nella torta, ha fatto quello che ha fatto, cioè voglio dire, molto probabilmente non era contento di come era considerato all'interno del comune. Ma evidentemente viveva, se c'era un problema, e tra l'altro il sindaco l'ha detto anche pubblicamente, che era disposto, cioè, a metterli su un tavolo, capire quali erano le esigenze, cioè io il sindaco in qualsiasi momento, ma non io, tutti quanti, i consiglieri, in qualsiasi momento volevano parlare col sindaco, la porta su era sempre aperta. Aperta, telefonate, sempre. Sentiamole subito. Pronto, un paio di telefonate, andiamo a Denis la prima. Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Pronto. Da dove? Buonasera. Con pronto, chi... buonasera. Con chi parliamo? Parla con Enzo da Padova. Zona di Padova. Precisamente Ponte di Godardo. Prego. Piccolo Bronx. Ok. Allora, quello che voglio dire è che sento i due sindaci che ho conosciuto già da tempo, che sono un po' giovanotto anch'io, mi dispiace, erano altri tempi di quello che facevano loro, ma non ho mai visto che loro andavano per i quartieri a sentire le problematiche degli altri, ok? Questo sindaco che hanno buttato giù, cosa succede? Che è stato un piccolo complotto, perché lui non è sporco, non ha le buste bianche, il monopolio dentro, ok? Se voi avvenavate 10 anni fa a Ponte di Godardere, non si poteva neanche camminare la notte, che sono uno che la notte la frequenta, ok? Quello che dico adesso, io vado fuori di sera anche a mezzanotte, all'una, alle 2, 3, 4 del mattino, trovo le forze dell'ordine in piazza. Adesso c'è più sicurezza, che non ci sarà mai la sicurezza al 100%. Ma quei due sindaci là cosa hanno fatto negli anni sui? Hanno mangiato e bevuto con la sua amministrazione. Lei può criticare, ma non dire queste scemenze, per piacere. Ma io non l'ho mica offesa. Abbiamo mangiato e bevuto, a casa mia mangiavo e bevevo. A spese dell'amministrazione no. Per queste cose vuol dire che è stato un piccolo sindaco. Difatti non è mai stato un sindaco. Ecco, io non l'ho offesa, ecco, lei bravo, deve ascoltare, bene. Siccome voi dite che è stato chiaro, guardi, è stato... non ascolta no, nessuno, non ricordo il nome di... voi dovete ascoltare gli altri, e Enzo io è stato... invece quando ho detto dei miei problemi al signor sindaco, ha ascoltato. Perfetto Enzo, è stato chiaro, usiamo termini un attimino, sia Giarenta sia Gottardo non è che hanno mangiato con... i soldi dell'amministrazione, insomma, prima di fare queste dichiarazioni bisogna pensarci un attimino, avranno mangiato con i soldi propri, ci mancherebbe, non credo si abbiano bisogno delle mie difese. Allora, prima della pulizia, c'è una telefonata, mi ha detto che è caduta perché abbiamo prolungato questa, mi sembra che sia una situazione, Alex, un attimino,
Io dico preoccupante. Molto preoccupante. Io sinceramente non mi sento rincuorato. Forse loro la vedono un po' più lunga perché hanno una grande esperienza in questo senso. Però, caspita, è una situazione dove Paolo Giaretta, che appunto ha tanta esperienza, dice ma non succede niente, c'è un commissario, le cose andranno avanti. Io non mi sento tanto tranquillo. Hai ragione. Le cose andranno avanti, ma come? Caspita. Siamo senza sindaco. Siamo senza sindaco. No, ma qui non stiamo facendo delle accuse, perché attenzione, io non vorrei che diventasse una cosa da stadio. Perché doveva star su, perché non doveva star su, perché è giusto che l'abbiano mandato a casa, perché non dovevano mandarlo a casa, la colpa di chi è, faceva questo, non faceva quello, quindi tutto sommato è giustificato, ma non stiamo parlando di questo a mio avviso. La gente non vuole le spiegazioni del perché, vuole sapere il dopo cosa succede. C'è questo brutto vizio che è molto italico, dove la gente cerca sempre di spiegare quello che non ha fatto l'altro e perché io mi sto comportando così, cosa giustificarsi. Ma qui non credo che dobbiate giustificarvi, come non credo che la LEN debba con tanto fervore giustificare l'amministrazione. L'amministrazione ha fatto quello che ha fatto, c'è chi lo reputa positivo, c'è chi non lo reputa positivo, ma questo lo lasciamo ai cittadini e lo si vedrà a maggio. È inutile star qui adesso a far tanta polemica. Quello che ancora non emerge, a mio avviso, ed è per questo che io continuo a manifestare la mia preoccupazione, è cosa succederà in questi mesi. Perché sì, ho capito, il prefetto nominerà un commissario che andrà avanti col regolare esercizio. Qualche volta il commissario ha fatto meglio di alcuni sindaci, si diceva, no? Ce lo auguriamo, per carità, per il bene di Padova, perché Padova è una città complessa, è una città che vuol capire, è una città con un alto senso civico. Tante volte i cittadini vengono trattati come se non capissero, i cittadini capiscono molto bene, i cittadini vogliono capire di più, vogliono sapere cosa succederà e io, permettetemi, ancora non l'ho sentito dire questa sera. Ma scusa, cosa succederà? Succede le conseguenze dell'incapacità di un sindaco di mantenere la sua maggioranza. Ma non è così. È un dato oggettivo, ma abbi pazienza. Ti ho spiegato il complotto, le scuse. Vabbè, non importa, ho capito. Il fatto è un complotto nazionale, perché la Lega, per Padova, è la città più importante della Lega Nord. E capisco. C'è in questo momento un Nazareno 2. Ma con l'esperienza che hai, lo sai anche tu, non facciamo finta, non diamo colpe a un capo espiatorio, esclusivamente questo. Io. Troppo bravo. Bene. E la Lega non può far troppa bella figura. Non devo rispondere. Rispondere alla domanda, cosa succede? Succede che non abbiamo più un sindaco, non perché chi era all'opposizione ha fatto un complotto, perché i numeri non c'erano, l'opposizione ha fatto l'opposizione, ha detto quello che secondo lei non andava, com'è nella democrazia, no? La maggioranza ha fatto tutta da sola, su questo siamo d'accordo, cioè è la maggioranza che eletta dai cittadini ha perso i voti in consiglio comunale, perché ripeto, nella democrazia, nelle nostre leggi c'è che il sindaco, rispetto a quando ho fatto sindaco io e ha fatto sindaco settimo, ha molti più poteri. Noi non potevamo neanche sceglierci gli assessori e molti meno consiglieri eletti dai, no, sì, vero anche questo, ecco. Quindi siete caduti su questa ecco, quello che succede sono le conseguenze degli errori fatti prima. Quello, cosa succede domani? Quello che le ho detto, scusa, succede che viene un commissario, il commissario garantisce l'ordinaria amministrazione, quindi la signora prima che diceva, non so, c'ho la figlia a Cottolengo, ci avrà sempre gli stessi uffici che gestiranno la sua pratica, e siccome le pratiche di questo tipo sono molto delicate, è bene anche che forse la politica non raccomandi per chi deve essere messo, eccetera. E quindi andrà avanti questa cosa qui. Certo, si perde una spinta, no? Che è la spinta sul futuro della città. Ma questa spinta, evidentemente, se cade l'amministrazione, vuol dire che si era esaurita e sarà rigenerata dalla campagna elettorale. E se sarà riconfermato Bitonci, vuol dire che i cittadini gli andava bene questa proposta. Però questo verrà dopo, tanto perdiamo la spinta. Esatto. Siamo in un Veneto senza banche. Ma quando tu hai fatto questa osservazione, com'è che risolvi il problema?
Cioè, se perdiamo la spinta è perché il sindaco non è riuscito a spingere. E cioè, non è che si possa dire che la colpa è... perché c'è gente che viene votata con un partito e che se ne va in un altro. Questa fa parte della propaganda politica. Ed è sbagliato, perché se tu vieni eletto in un partito e poi fai il salto della quaglia, fermo lì. Allora, volevo dire, prima di tutto, ringraziare i cittadini che stanno seguendo, perché pensate, in un'ora siamo in rigorosa diretta, sono le 22:15, minuto più, minuto meno, e sono già arrivati quasi 200 messaggi, quindi li ringrazio, perché era una puntata non prevista e quindi, essendo una puntata nuova in concomitanza con la Partita d'Italia, ringraziamo i cittadini che ci stanno seguendo, vuol dire che gli ospiti e l'argomento è molto interessante, ovviamente anche quelli che telefonano. Giuliano Altavilla, poi ho la pubblicità, prego. Sì, beh, io colgo la importante e interessante segnalazione, perché adesso quello che io mi metto alla parte del cittadino, cioè in questo momento qua Padova ha un problema, cioè nonostante che ci sia un commissario, manca la parte politica, manca la parte di progettualità. Allora, quando ci sono state le elezioni, io ho capito che l'amministrazione precedente aveva fallito. Quando il primo turno non siamo stati eletti, io ho detto serve un cambiamento. E Bitonci è stato il cambiamento per questa città. Io speravo e avevo tutto le mie fiche che avesse successo questo cambiamento. Questa spinta iniziale ha avuto qualcosa. Il primo consiglio comunale, prima del consiglio, ci chiamò e ci disse cosa avete da proporre per la città. Ho detto che bello questo sindaco. Sente anche le opposizioni. Quella è stata la prima e unica volta che è successo. Da quel momento in poi non è più venuta. Dopodiché questa maggioranza ha il diritto, perché è dato dagli elettori, di governare 5 anni se ne è in grado. Non essendo in grado, gli ultimi mesi sono stati nulli per la città, quindi la città, il cittadino, aveva un problema negli ultimi mesi. Se non fossimo andati a dimetterci in 17, questa situazione sarebbe prolungata per molti più mesi, con molta difficoltà per gli imprenditori. Volevo sapere una curiosità, che era in riferimento a quello che chiedevo. Come avete fatto? Vi siete trovati in 17 di nascosto la sera? Ma non, non sono grandi nascosto. Allora, un po' com'è successo. Bisogna che ci siano la maggioranza dei consiglieri che insieme si dimettono. Ma quando avete deciso di andare dal notaio per firmare questa... Gli ultimi mesi l'amministrazione padovana era praticamente bloccata. Ma perché? E quindi questo blocco di cui risentivano i cittadini, perché vedevano progetti fermi, ha fatto capire che l'amministrazione Bitonci è arrivata al limite, alla sua naturale conclusione. Poteva succedere che il sindaco dava le dimissioni, sarebbe stata un'agonia ancora più lunga e Padova non meritava questa agonia. Allora, per accelerare questo processo, lo prevede il TUEL, che è la legge che governa e regola i comuni, che la maggioranza consiglieri... Vado terra a terra, mi scusi. E come avete fatto tecnicamente? Vi siete trovati la sera prima in un bar, avete detto domani andiamo dal notaio a firmare parlato in giunta? Allora, come avete c'è fatto? Una discussione continua con tutti i consiglieri comunali che va dal primo consiglio in poi. Gli ultimi mesi sono stati deliranti per questo consiglio. Allora, se sono mandate le prospettive, si è detto cosa succede? Come riusciamo a risolvere la questione per Padova? Come facciamo a dare un regalo ai cittadini padovani? Per Padova o per voi stessi? Per Padova. Per dare una risposta agli imprenditori, perché gli imprenditori hanno bisogno di una visione che va al di là del nostro naso. Vogliono capire nei prossimi 2 anni cosa succede. E in quanto vi siete messi d'accordo? Siamo detti, se abbiamo i numeri a sufficienti per mandare a casa questo signore, a casa sua, che è cittadella, andiamo al notaio. Se sono concretizzati questi numeri, come sono concretizzati? Grazie a una rottura interna della maggioranza. Perfetto, ma la domanda mia è molto più semplice, più pratica, per farla capire. Dopodiché, quando vi siete trovati, non so, al pomeriggio, avete detto, quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 17, bene, andiamo dal notaio e andiamo a... cioè, la cosa dove è nata, come è nata, quando è nata? Ormai lo sapevano tutti che eravamo 16 persone... Il voto del Consiglio Comunale si reggeva sul voto singolo di Massimo Bitonci, quindi bastava soltanto che una persona staccasse la spina perché tutto andasse e crollasse. Questo è stato Maurizio Sario. A questo punto Maurizio Sario, incalzato anche dall'opposizione che voleva fargli i controlli su quello che avevano fatto, con quello che aveva speso, ha capito che la situazione in mano a Palocci non era più gestibile e quindi ha tolto la spina. Noi come 5 Stelle posso dire che abbiamo voluto vedere prima sul tavolo le firme di chi si dimetteva, perché non volevamo giochetti, volevamo vedere le persone che ci mettessero la faccia. L'ultima firma è stata quella di Francesca Betto, che è la mia consigliera comunale 5 Stelle, che ha detto ok, sono 15, 16, 17, alle 11:30 di sera ed è chiusa. Silva è arrivato tardi dal lavoro, alle 10 noi abbiamo chiuso le
sappiate certo, bene che il 5 Stelle fermo, no, con la pubblicità diceva che, abbiamo... che non faceva la stampella di Bitonci, però ha fatto la stampella del PD. Quello, quando ti fa comodo la coerenza, stampella, quando stampella vi comoda matate. La coerenza voi, vero? Noi quando siamo con la coerenza per i cittadini, per i cittadini PD, extracomunitari magari, no, volendo reato di immigrazione clandestina, per i cittadini, non allargato per i cittadini, sempre per i cittadini voi. Su argomenti che non è nessuna conoscenza. Pensa a quello che non è fatto. Sai perché si sono ritardati i lavori, visto che fai tanto il saputino? C'è stata una piccola riforma degli appalti pubblici fatti da Renzi. Devi sapere amministrare. Prima, cioè, se almeno, non sei capace, dovrebbe almeno studiare o leggere. Nemmeno quello. Siete capaci per... No, fermo così. Per due minuti. No, non durante la pubblicità di star zitti, poi riprendiamo quando ritorniamo, perché la gente a casa vuole sapere. Però per due minuti mi... mi taccio. Ecco. Così da casa sono sicuri che ne parleremo dopo, tra poco.